La creazione di una catena di montaggio e di un'automobile e il tatuaggio possono avere delle cose in comune. Ciao, sono Jerry Magni, tatuatore dal 1995 e avevo cominciato a fare video nel 2018. Poi per motivi di tempo, altre cose ho abbandonato. Ultimamente ho ridotto la frequenza, una volta ne facevo uno al giorno, era un po' troppo, adesso ne faccio uno alla settimana, è un po' più gestibile. E ho trovato una cartella piena di video che non ho mai condiviso e rivedendoli ho detto è un peccato che io non li abbia condivisi e quindi li ricondivido. Questo in particolare l'ho accelerato un po' perché ero, non so, forse ero un po' stanco. Anche quel giorno ero un po' mogio, quindi l'ho accelerato un po', però al di là di quello, secondo me i concetti sono interessanti e ti suggerisco di guardare il video fino alla fine perché alla fine, ovviamente, dopo 5 anni farò le considerazioni del caso, perché tutti cambiamo un po' e quindi ecco, diamo il via al video. L'altro giorno stavo guardando un documentario sulla Ford Mustang e la cosa che mi ha colpito è realizzare quanto lavoro c'è dietro la creazione di un'automobile. E questo è più o meno applicabile a moltissime cose, perché spesso vediamo degli oggetti. Pensiamo ci piace, non ci piace, costa tanto, costa poco, non pensiamo a tutto il processo che sta dietro. Per costruire un'automobile c'è un designer, la disegna, ma poi c'è una schiera di ingegneri che la guarda, guarda quel disegno bellissimo e pensa, e ora come la realizziamo? Partendo dal telaio, dove vanno messi i bulloni, dove va messo il motore, che tipo di motore, bisogna progettare il motore, le ruote, le sospensioni, come vengono montate, ci sono ingegneri che stanno lì a pensare a come montare, a come creare quel prodotto e come se non bastasse. Devono anche progettare la catena di montaggio. È un po' come se dovessero costruire un'intera industria attorno a un'automobile. Che tipo di componenti ci servono? Dove dobbiamo andare a recuperarli? Li possiamo fare noi, li può fare qualcun altro. Quanti operai servono sulla catena di montaggio? Da cosa partiamo e cosa mettiamo alla fine? Quando l'auto sarà pronta per essere verniciata? Quando inseriamo gli interni? Il volante lo mettiamo prima o dopo aver messo questo o quest'altro componente? È veramente un lavoro estenuante, qualcosa di incredibile. E questo succede per molti prodotti. Moltissime cose hanno dietro tutto questo lavoro. E parlo di questo perché il tatuaggio, un tatuaggio unico, richiede tempo, richiede lavoro. Non sto parlando dei lavori, sai, quando vai, voglio un tatuaggio, scegli, poi lo ricalchiamo, facciamo, no, sto parlando di un'opera unica, qualcuno che si impegna per creare qualcosa di unico. Per te c'è un sacco di lavoro dietro. E spesso la gente si dimentica di questo. Perché ci sono tanti tatuaggi brutti in giro? Perché molte persone, e anche tanti tatuatori, vogliono le cose semplici, le cose veloci, che siano fatte subito, che siano realizzate in un'oretta o due. E che siano pronte da sfoggiare, senza troppi sbattimenti, senza mettersi a pensare, senza mettersi a ragionare, senza fare prove, senza spendere tempo, perché ovviamente un'opera grande o comunque molto articolata o studiata richiede tempo. Se vuoi un disegno unico, qualcuno lo dovrà disegnare. Pensa solo a un artista: ci sono artisti che spendono centinaia, se non migliaia di ore su un quadro e tu pretendi che il tuo tatuaggio sia realizzato in 2 ore. E cazzo, volevo la manica, cazzo, mi ha detto che ci vogliono 5-6 sedute, che cazzo, cioè, a parte quello. E appunto ci sono tanti tatuaggi brutti perché la gente vuole qualcosa di rapido, qualcosa di veloce, non si ferma a pensare a tutto il processo che c'è dietro. E questo riguarda anche tanti tatuatori, soprattutto magari agli inizi, che non hanno ancora capito una serie di cose, un po' come negli anni 80. Dopo la rivoluzione punk, molte persone hanno pensato: ah, ok, non c'è bisogno di andare al conservatorio, non c'è bisogno di studiare musica. Compro una chitarra, imparo a strimpellare, metto insieme un gruppetto fra amici e poi vedremo di diventeremo famosi. È un po' il sogno degli anni 80 e anche 90, diventare ricchi e famosi facendo musica, facendo rock, dimenticando tutto lo sforzo. Poi, ovviamente, anche senza bisogno di conservatorio, ci sono persone che ce l'hanno fatta. C'era questo mito del diventare delle rockstar, dimenticandoci che non è così semplice. Ovviamente c'è chi ce l'ha fatta, c'è chi no, ma chi ce l'ha fatta ci ha messo uno sforzo, ha studiato musica, si è fatto il culo, public suonare tutti i giorni, contattare le radio, fare concerti anche quando ci sono quattro gatti, c'è tutto un lavoro dietro, tutto uno sforzo che spesso si dimentica. Il mito della rockstar è un po' passato, adesso c'è il mito del tatuatore, sembra facile, compro la macchinetta e certo, kit per imparare, comincia a diventare tatuatore, 90 euro, ma di che? E ci dimentichiamo tutto lo sforzo, i soldi che vengono investiti per avere delle attrezzature migliori, tutto quello che va investito, lo studio, studiare, andare a scuola. È un po' come è famoso l'aneddoto di Picasso che fece uno schizzo per un gallerista. Il gallerista gli chiese: quanto ti devo per questo schizzo? Lui chiese una cifra astronomica per uno schizzo e il gallerista disse: che cavolo, così tanto? Ci hai messo 10 minuti, un quarto d'ora a farlo? E lui gli disse: no, ti sbagli, ci ho messo tutta la vita per crearlo. Ed è vero, perché un artista, partendo da quando comincia ad andare a scuola, tutto lo sforzo, i soldi che spende per andare a scuola, imparare, capire la teoria, poi metterla in pratica, farsi l'esperienza sul campo, imparare tutte le tecniche, confrontarsi con gli altri, investire soldi in altri corsi di formazione, investire soldi per viaggiare, confrontarsi con altre persone, investire in macchinari, in prodotti che servono per produrre un lavoro unico. E quando arriva al tuo tatuaggio, per un artista, la prossima opera deve essere meglio di quella prima. E quindi è vero, ha lavorato tutta la vita per quel tatuaggio. Chi lavora in questo modo e ci mette tutta questa passione, perché ovviamente aspira all'eccellenza, e quindi studia, si fa il culo quadrato, ovviamente spende tantissimo tempo.
prenderà le misure, farà disegni, farà diversi schizzi, proverà diverse idee, quando proverà lo schizzo adatto dovrà poi decidere che tipo di linea usare, che tipo di stile, che tipo di luce, che tipo di colore, in quale posizione, come fluisce col corpo, magari va modificato, e poi quando finalmente il prodotto è pronto, dopo ore e ore di lavoro al computer, al tavolo da disegno, quando finalmente il disegno è pronto poi lo applicherà sulla tua pelle, e lì la tecnica ha richiesto anni di esperienza, anni di confronti anche con altri tatuatori che gli hanno dato dei suggerimenti, probabilmente anche viaggiato per arrivare a quel livello, come riempire il colore senza danneggiare la pelle, come fare delle sfumature morbide, quindi c'è un sacco di lavoro, e ovviamente prodotti del genere sono limitati, perché una persona ovviamente ha un tempo limitato a 24 ore come te, e quindi è limitato, ed ovviamente ha un costo diverso del tatuaggino che compri come se fosse un adesivo che ti costa poco, entri, lo fai, esci ed è già pronto da mostrare, magari richiede più tempo. Ed è importante ricordare, pensare a questo, un po' come appunto pensando alle rockstar che, sai, guadagnano un sacco di soldi, ti dimentichi tutto quello che c'è dietro, a parte che se pensiamo a una rockstar e prende tutti quei soldi, sì, ma quanta gioia sta dando a un sacco di gente. Però vabbè, i confronti tra rockstar e tatuatori non esistono, perché comunque se pensi di fare i soldi che fa una rockstar facendo tatuaggi, guarda, sei sulla strada sbagliata, è meglio che ti butti in finanza e lì magari dei soldi li fai o in qualcos'altro, perché comunque, vabbè. Ma a parte questo, è ovvio che ogni opera richiede uno sforzo immane, perché a meno che tu faccia sempre la stessa identica cosa, e ad un certo punto diventi un po' come una macchina di produzione che produce sempre la stessa identica cosa, sempre lo stesso stile, ma ogni tatuaggio, in quanto unico, se viene creato come un'opera unica, richiede un sacco di lavoro. Devi disegnare un cavallo, domani dovrai disegnare un'automobile, dopodomani dovrai disegnare una casa, un paesaggio, e quindi ogni tatuaggio, ogni opera ha la sua peculiarità e richiede studi diversi, studi anatomici, studi di paesaggio, studi di luce, studi di colore. Non è che una volta che hai capito la teoria della luce, del colore, della prospettiva, certo, ti serve per creare tutto quello che devi creare, ma ogni volta che devi creare qualcosa di nuovo devi trovare la giusta impostazione. Questo richiede tantissimo tempo ed è una cosa che bisognerebbe ricordarsi quando decidi di avere un'opera che è solo per te ed è unica e che ovviamente nessun altro avrà. Anche perché pensando poi ai soldi, dovresti pensare al tuo tatuaggio come un investimento. Non stai comprando un prodottino che se funziona male lo butterai, è un investimento per te stesso, per la tua felicità, perché è sul tuo corpo. Il tatuaggio impatterà la tua psicologia, i tuoi rapporti con gli altri, il modo in cui ti percepisci ogni giorno, e quindi se ti percepisci bene, se ti farà sentire bene quel tatuaggio, sarà un investimento in felicità. Anche perché i soldi, una volta fatto il tatuaggio, è un po' come andare in vacanza. Spendi 2000 euro per andare a fare un viaggione chissà dove, poi te ne torni già dimenticato. Tatuaggio no, non te lo dimentichi, ti resterà sulla pelle per sempre. E tra l'altro, a parte alcuni personaggi che chiedono cifre astronomiche, tipo stiamo parlando di migliaia di euro per un tatuaggio da fare in mezza giornata, a parte questi, in genere il tatuatore lavora in un range che differisce di poche decine di euro all'ora. E in quelle poche decine di euro all'ora trovi il peggio scaccione e quello spettacolare. E quindi focalizzarsi su quella poca differenza tra uno e l'altro non ha molto senso. Oltretutto, se per risparmiare poche decine di euro, vabbè, che poi magari possono, per un grosso progetto possono diventare un po' di più, vai da qualcuno che è uno scaccione, alla fine finanzi i cattivi artisti, che poi se sono cattivi non so neanche se si possono chiamare artisti, e permette a questi, diciamo, discutibili professionisti di diventare più grandi, di aprirsi di più grandi, di finanziare il loro lavoro e di fare sempre più lavori discutibili, invece di finanziare chi meriterebbe di essere finanziato perché fa dei lavori spettacolari. E come si dice, chi più spende meno spende, ed è vero, se spendi meno prima o poi le falle verranno fuori, in un modo o nell'altro, perché alla fine quando guardi il tuo corpo cosa penserai? È meglio guardare il tuo corpo pensando sì però ho pagato poco, oppure guardare il tuo corpo e pensare cazzo è ancora spettacolare. È un po' come quando ti vesti, se sei vestito casual e nessuno ci fa caso, sì vabbè vivi la tua vita, chi se ne frega, ma quando sei vestito bene tutti ti fanno i complimenti, cacchio ti fa star bene, pensa se quello star bene è relativo a qualcosa che è sulla tua pelle ed è parte di te. Ora, a distanza di 5 anni, i concetti che esprimo nel video più o meno li condivido tutti, fermo restando che ad esempio parlo dell'artista, il paragone di Picasso. È ovvio che qualsiasi professionista che fa il suo lavoro con passione ovviamente migliorerà sempre di più. Il meccanico, il dentista, il meccanico che ha 20 anni di esperienza, è ovvio che se lo fa con passione sarà migliore di quando ha iniziato. Il dentista, il chirurgo, l'imbianchino, qualunque professionista che faccia il proprio lavoro con passione e che non si limita a fare quello che vabbè oggi è fatta, vaffanculo, me ne vado a casa. Chi fa il proprio lavoro con passione è ovvio che continua a studiare, vuole saperne di più, vuole migliorare, vuole offrire un servizio migliore. Quindi Non solo l'artista, poi ci sono quelli che mi va bene così, tanto quando è sera tiro giù la clera e chi se ne frega. Quelli secondo me sono quelli da evitare, soprattutto nel mondo dei tatuaggi. Però al di là di questo parlo anche di scuola. È chiaro che la scuola ti dà un metodo, anch'io pensavo appena finita la scuola di essere un grande artista, un grande fumettista, mica vero, ti servono ancora anni di esperienza prima di arrivare ad un certo livello, quindi cioè non basta andare a scuola, c'è l'esperienza, quindi secondo me l'esperienza è molto importante, l'amicizia va bene al bar, ma quando si tratta di lavoro e soprattutto quando si tratta della tua pelle è meglio trovare un professionista di un certo livello che abbia una
certa esperienza e ti possa garantire un risultato ottimo, perché 6 italiani su 10 che odiano i propri tatuaggi è un numero abbastanza rilevante, significa che 6 studi su 10 non lavorano bene, quindi bisogna fare molta attenzione nella ricerca dello studio e del professionista a cui ti rivolgi o dell'artista a cui ti rivolgi. Poi ci sono anche gli artisti che raggiungono un plafond, arrivano ad un certo livello e si fermano. Fermo restando che magari ci sono quelli che, arrivati ad un certo punto, si dedicano solo ad un soggetto. Ad esempio, anni fa, parlando con Marcus Lenar, Lux Altera, bravissimo a fare i biomeccanici, è lui che mi ha tatuato, mi raccontava di come ad un certo punto doveva disegnare qualcosa di figurativo e non biomeccanico ed era in difficoltà, perché per anni non aveva disegnato nient'altro che biomeccanici. La stessa cosa succede, ad esempio, io quando facevo fumetti disegnavo corpi umani, anatomie, prospettive, architetture, di tutto e di più, e adesso farò un po' più di fatica perché non lo faccio tutti i giorni. Un giorno devo disegnare una cosa, un giorno un'altra, eccetera. Poi la differenza tra il mondo dell'editoria e il mondo dei tatuaggi è fondamentalmente, soprattutto se tu vuoi fare il tatuatore, sappi che non è 80% disegno e 20% tutto il resto, è l'esatto contrario. Quello succede nel mondo dell'editoria ed è bello. Nel mondo dei tatuaggi purtroppo l'80% lo passi tra scartoffie, clienti, cercare di educare i clienti, cercare di vendere la tua arte eccetera, il 20% a disegnare. Quello è un po' triste, però che ce devi fa? Ti dà anche altri vantaggi che il mondo dell'editoria non ti dà, però vabbè, quello è. Quindi sì, diciamo che fondamentalmente condivido ancora grosso modo tutto quello che avevo detto nel video, e queste puntualizzazioni secondo me erano necessarie per inquadrare meglio il video che abbiamo appena visto. Per oggi è tutto, spero il video ti sia piaciuto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!